Pronto. Ok, allora, benvenuti. Questa sera cosa facciamo vedere? Facciamo vedere una cosa abbastanza misteriosa che molti di voi sicuramente magari pensano che sia abbastanza difficile ottenere. I famosi paramecium, quel famoso mangime che serve ai pesciolini piccolini appena nati, come gli avanotti di Neon, Brachidanio, Tanictis, le famose Galaxy e tutti quei pesci che, compresi anche Colisa, quando nascono non raggiungono i 3 mm di lunghezza, quindi non riescono a mangiare i naupli di Artemia e per cui nella prima settimana devono per forza dare da mangiare queste cose, questi organismi microscopici. Se non facciamo così, molto spesso arriviamo a perdere anche buona parte della covata, se non la maggior parte. Lo zip è sempre in mezzo alle scatole. Zip, stai bravo che devo fare il video sui paramici. Oh. E cosa stai facendo? Stai bravo. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo fermati con la fantastica mascotte, la mia bella panterina. Cosa serve per fare i paramecium? Questi misteriosi. Molti di voi avranno letto di qua, avranno letto di là, non si sa bene come sono formati, non si sa bene come vengono preparati. Allora, innanzitutto ci serve un bicchierino, tipo questo qua, una spugnetta, che poi vi spiegherò che cos'è. Questa roba qua presa super, insalata, ecco, casino. E udite, udite, mistero dei misteri. Cosa saranno mai queste? Bucce di banane essiccate. Incredibile. Allora, come si preparano? Molto molto semplice. Prima la nostra bella buccia di banana secca, almeno una settimana, 15 giorni di disidratazione. La inseriamo dentro in questo modo. Ok? Bene. Poi abbiamo, ah, qua ci abbiamo anche del latte, non dimenticatevelo, sono 2 ml per questa poca quantità. Chiaramente poi tutta la procedura può essere applicata anche a volumi molto maggiori qualora avessimo un numero elevato di avanotti. Tu zip fai bravo. Prendiamo la nostra bella insalata e ne mettiamo dentro un discreto quantitativo che procederà alla macerazione. Ok? Una volta fatto questo, ok, prendiamo il nostro latte, glielo buttiamo dentro, ok, mettiamo la nostra bella spugnetta a separazione delle sostanze a fermentazione e produzione batterica, quindi nell'arco dei primi giorni verrà prodotta una nebbiolina che non sono i protozoi, comunque microrganismi che servono a noi come nutrimento, bensì batteri che fungeranno da nutrimento a questi microrganismi. Cosa facciamo? Molto semplice, acqua del rubinetto. Non guardate la casa perché la casa di uno che pesce è sempre un casino, quindi ok, riempiamo sempre. Si può usare anche acqua osmosi qualora uno voglia, però vabbè. E viene fuori questa bella robina che vedete. Ok. Il tocco finale per l'inoculo è dato da macilentame del filtro dei vostri acquari. Quindi andate a pescare nei vostri filtri. Io faccio così per comodità, però generalmente vi fate una leggera spremuta di lana sporca dei filtri o di acqua d'acquario, ok? Un po' di foglioline non meglio identificate o e mezze marciolente tipo questa che sto prendendo io, ok, vedete, la mettete dentro, sparate i rimasugli del filtro, vedete bene, ok, e mettete a riposo all'ombra, temperatura non dovrebbe essere diciamo troppo né troppo velata né troppo fredda. Intorno ai 20-25 gradi dovrebbe essere sufficiente. D'estate ricordate di mettere una piccola protezione perché è facile che in queste piccole raccolte d'acqua si facciano le uova, le zanzare, e si fanno le uova, le zanzare, i vostri paramici sono la loro pappa. Con questo per ora ho finito, ci rivediamo fra 10-15 giorni a vedere se ci sono i paramici. Un abbraccio a tutti, ciao, zio Mauri.